Stampa in studio con voi Rosario Moreno. Questa è la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. Coronavirus, 5.901 nuovi casi con 112.544 test, crescono i ricoveri in terapia intensiva, più 62. Nelle ultime 24 ore altri 255 posti letto occupati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 41 decessi. La Lombardia resta la regione con il maggior aumento, con 1.080 contagi, record di nuovi positivi in Liguria e Sicilia. Nei primi due giorni di questa settimana sono stati 10.520 contagi tracciati, più del doppio degli stessi giorni della settimana scorsa e oltre il triplo di due settimane fa. Covid, lockdown parziale in Olanda, chiusi bar, caffè e ristoranti. In Gran Bretagna record di morti da giugno, 143. Francia con 13.000 contagi. In Baviera regole analoghe a quelle italiane. Massimo 5 persone ai party domestici, mascherina obbligatoria all'aperto e stop alla vendita di alcolici dopo le 22. In Olanda il premier Mark Rutte si prepara ad annunciare la stretta per i ristoranti tra le proteste degli imprenditori, mentre in Francia sale l'attesa per il discorso alla nazione di Macron fissato per oggi. Coronavirus, truffa sui tamponi, perquisizione dei NAS a Napoli e Caserta, sequestrati oltre 10.000 kit, potenziale pericolo per pandemia. Tra le persone coinvolte ci sono anche alcuni impiegati presso le postazioni territoriali di emergenza, il 118, l'accusa di aver messo in piedi un'associazione per delinquere finalizzata ai reati di truffa ed esercizio abusivo della professione sanitaria. Coronavirus, i mezzi pubblici tornano un nodo critico, braccio di ferro tra ministeri, aziende ed enti locali su smart working e lezioni da casa. Confronto teso tra i ministeri, gli enti locali e le aziende di trasporto locale e sul tavolo c'è la necessità di ridurre la capienza di bus, tram e metropolitane oppure alleggerire il carico dopo le segnalazioni di assembramenti sui mezzi e nelle stazioni che nelle ultime settimane, a partire dalla riapertura delle scuole, si sono moltiplicate. Coronavirus, il record di quasi 600 casi spaventa il Lazio, ospedali oltre la capienza. Positivo anche il capo di gabinetto di Zingaretti. Fra i 579 nuovi positivi registrati ieri in regione, ben 201 soltanto nella capitale, c'è anche Albino Ruberti, braccio destro del governatore e segretario nazionale del PD. Chiuse le sedi della giunta regionale, mentre negli ospedali i reparti Covid hanno superato il limite di capienza. Sono 896 ricoverati contro gli 861 posti a disposizione, mentre i posti occupati in terapia intensiva sono ancora 83. Ci sono state anche file ai drive dei tamponi con oltre 1.900 macchine incasellate. Vaticano, ha arrestato a Milano Cecilia Marogna, ordine di cattura internazionale per la dama del cardinale Becciu. La 39enne originaria di Cagliari, titolare di una società di missioni umanitarie con sede in Slovenia, è diventata nota per aver ricevuto 500.000 euro dalla segreteria di Stato per volontà dell'allora sostituto Angelo Becciu, al quale il Papa ha recentemente tolto i diritti connessi al cardinalato. È stata bloccata dagli uomini della Guardia di Finanza. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, 6 persone morte negli ultimi 3 giorni. Notizie preoccupanti arrivano dal bollettino dell'unità di crisi della regione Campania. Negli ultimi 3 giorni sono decedute 6 persone, la cui dipartita è stata registrata nella giornata di ieri. Sono 485 le persone positive che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 635 su un totale di 7.720 tamponi analizzati. Sfiora quota 20.000 il totale delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia. L'unica notizia positiva è data dal numero dei guariti, che ieri erano 77, arrivando a un totale di 7.564.
A Sorrento c'è una raffica di chiusure da parte del sindaco, stop a parchi pubblici, oratori e mercati, sospensione con effetto immediato di tutte le attività sportive non agonistiche ospitate in strutture pubbliche, chiusura di parchi e parchi giochi, centri per anziani, oratori e a partire da oggi del mercato settimanale. E quanto disposto dall'ordinanza firmata ieri sera dal sindaco di Sorrento Massimo Coppola in conseguenza dell'aumento dei contagi da coronavirus nella città del Tasso e in tutta la penisola sorrentina. Focolaio a Monte di Procida, migliora, sono solo due i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati a Monte di Procida a seguito dell'analisi di 150 tamponi. Si tratta di due minorenni e questo l'ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Pugliese nel corso di una diretta Facebook con la quale ha fornito un aggiornamento della situazione nel comune Flegreo, dove fino all'altro ieri si contavano 62 persone positive, gran parte delle quali legate a un cluster nato a seguito di una festa di matrimonio. Tra domenica e lunedì la ASL Napoli 2 Nord ha effettuato circa 280 tamponi. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, ci sono 38 nuovi contagi. Salgono a 10 i pazienti in terapia intensiva, dove è stata ricoverata anche un'operatrice sanitaria di 28 anni. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.423 e salgono a 10 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 27 ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva rimane 356. Questo lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Trasporto abusivo di rifiuti speciali. La polizia locale di Reana del Royale ha pizzicato e denunciato un quarantenne nato a Palermo. La polizia locale del comune di Reana del Royale ha denunciato il quarantenne italiano nato a Palermo, ma residente nel comune di Tavagnacco, che è stato pizzicato ad effettuare un trasporto abusivo di rifiuti speciali. A seguito appunto di diverse segnalazioni dai cittadini in merito all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti, la municipalizzata ha iniziato una serie di controlli per accertare la regolarità dei trasporti. Raffica di incidenti in poche ore, 3 in ospedale, coinvolti auto, scooter e bici, sinistri a Gemona del Friuli, a San Giovanni al Natisone e a Martignacco. Raffica di incidenti stradali nel pomeriggio di ieri in provincia di Udine. Il primo si è verificato a Gemona del Friuli in via Osoppo, dove si sono scontrate due auto. A restare ferito un uomo di 77 anni del posto, trasportato all'ospedale di Tolmezzo con l'ambulanza, ma non sarebbe in pericolo di vita. E invece è rimasto illeso, comunque con lievi lesioni, l'altro conducente che guidava una vettura Renault Clio, un uomo di 57 anni della zona. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.